pochissimo all'Andocciata 2015 ad Agnone, lei appunto porterà le indocce, porterà il fuoco. Sì. Cosa si prova in questi attimi prima della partenza? Beh, è un'emozione unica, anche se è anni che portiamo sempre le indocce, per cui un po' di abitudine c'è. Però dopo l'esperienza di Milano, che è stata gratificante perché abbiamo avuto uno spettacolo unico alla Darsena di Milano, c'erano oltre 50.000 persone, però vedo che questa sera anche ad Agnone c'è tantissima gente, per cui abbiamo piacere di far vedere al pubblico che viene da fuori questo evento che è unico quasi al mondo, diciamo, l'evento di fuoco eccezionale. Che si candida dal 2013 insieme ad altri fuochi, ad altre faglie, come quella di San Marchillamis, sì, l'unica italiana, altra invece spagnoli e portoghesi, a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. Speriamo, sarebbe una cosa veramente bellissima per Agnone, anche se dobbiamo dire che noi già abbiamo avuto un premio dal Ministero del Turismo, è stata identificata l'Andocciata come evento di tradizione italiano e tra i 20 più importanti eventi tradizionali del nostro paese, quindi anche quella è stata una grande soddisfazione. Qui ad Agnone è tutto pronto per l'Andocciata, e voi la prima volta che assistete a questo spettacolo di Agnone? Qualche agnonese, qualche francese, signora, cosa si aspetta? Già l'ho visto, conosco già. Cosa? Molto bello. Quindi suggestione, emozione, un calore data proprio dall'atmosfera che si crea. Fanno fare i brividi. È molto bello. Le tradizioni che rimangono molto belle. Luigi, manca pochissimo all'Andocciata di quest'anno. Come ti senti? Felice. Felice, contento, adrenalina a mille? Sì. La prima volta per te che sfili? No. E già da quanti anni? 6 anni. Già da 6 anni porti in Andoccia? Sì. E tu quanti anni hai? Sì. 8. Va bene, quindi da quando eri piccolissimo? 2 anni. Da quando avevi 2 anni? Pesa questa Andoccia? Un po', poco. Dopo il fuoco la brucerà. Cosa si prova a portare l'Andoccia che brucia? È calda. Ma tu non hai paura? No. Che l'Andocciata registrava sempre grandissime presenze, si sapeva, ma che poi davvero fosse l'Italia intera a muoversi, è roba quasi da non crederci, che lussinga davvero. Questa sera Friuli, Piemonte e Toscana ad Agnone, impressioni a caldo. Una bellissima festa, gente cordialissima, stiamo proprio bene, ci sentiamo a nostro agio. Come avete sentito parlare dell'Andocciata di Agnone? Da gente di Milano che erano venuti e ci hanno consigliato di venire e siamo venuti. Possiamo quindi dire che l'Expo ha funzionato, ha aperto le porte di cultura, storia e tradizioni, e non solo dell'Italia ma del mondo intero. Certo, ritengo proprio di sì, abbiamo assistito anche ieri sera al teatro, alla presentazione, alla dimostrazione di quello che è stato a Milano, e secondo me è stato un bel trampolino di lancio per questa festa. Cosa tutti e tre vi aspettate stasera di fissare con i vostri scatti? Beh, intanto l'atmosfera, che sia la cordialità dei suoi cittadini, ma proprio il colore, il fumo, il fuoco, proprio fare proprio la foto su questo effetto. È una bella storia da raccontare poi su a casa. E da far vedere. E da far vedere, certamente con le nostre immagini. Sì, sì, sì. E lei invece cosa si aspetta? Lo stesso, festa del fuoco, festa delle persone, grazie. Insieme agli indocciatori le loro donne, signora, il costume tipico di Agnone, voi di che gruppo fate parte? Noi apparteniamo al gruppo di Capamondo e Capaballe. Che, ripetiamolo, è l'unico gruppo cittadino, sì, appunto, che partecipa. È quello locale, che è un po' l'emblema forse del paese, senza nulla togliere agli altri che comunque sono un'espressione fortissima della nostra realtà. Abbiamo visto il costume degli uomini, ma quello delle donne come è fatto? Beh, quello delle donne credo che si basi più su una ricerca del vestiario conservato in casa, perché ognuno di noi indossa abiti che fortunatamente sono rimasti parte dell'abbigliamento conservato del passato. E voi portate le tine? Sì, diciamo che è un altro simbolo di Agnone, del passato di Agnone, del passato in generale.
sono con Francesco. A lei un compito importante questa sera, che dà vita, no, per il suo gruppo alle luci. Lei dà luce, no, questa serata per quanto riguarda il suo gruppo, e cioè la contrada di Sant'Onofrio. Ogni contrada accende i propri fuochi. Lei, appunto, quello del suo gruppo. Esatto, noi accendiamo le prime indoci, partono dal numero 1, numero 2, 4, 6, 8, 10, fine, arriva fine 22 e 24, quelle che sono. Come si accendono le indocce? Con la luce, con il gas, la fiamma del gas. Infatti qui vediamo, vicino a lei, c'è proprio la bombola. Sì, sì, sì. Si accendono e poi una per una, passando all'arco dell'andocciata, e una volta che sono accese tutte si dà il via e partono tutte quante man mano. E dopo le donne, ecco, gli uomini con il loro tradizionale costume, questa volta non c'è la cappa con il collo di lana di pecora, il collarino, ma un altro tipo di cappa, un altro tipo di mantello e di cappello. Certamente, certamente nella società ci stavano diversi ranghi sociali, per cui ci stiamo una cappa che è molto, diciamo, di valore, e una che era più da un punto di vista di contadini, di operai, cioè di persone che erano un po' più bisognose. Quindi noi cerchiamo come associazione di portare avanti la diversità, i costumi erano rispetto ai ranghi sociali, quindi cerchiamo di valorizzare un po' tutto quello che è la storia in completo. Siamo nel pieno dell'andocciata, cosa ne pensa? Spettacolare. Lei da dove viene? Casalanguida. Beh, allora, da così lontano per vedere questo spettacolo. Ne vale da pena anche da più lontano venire. E invece per te cosa ne pensi, a caldo? È molto bello, non me l'aspettavo, è la prima volta che vedo. Signora, il fuoco, le scintille, davvero tanto folklore e un'atmosfera suggestiva. Sì, infatti è vero, è la prima volta per me, ma non sarà l'ultima. Le indocce sfilano per il corso di Agnone, le piace? Sì, certo, troppo bello, io sono quasi della zona, però è sempre ogni anno più bello. È un'emozione. È un'emozione, una grande emozione, vedere tante belle indocce che scorrono per il corso di Agnone, troppo bello. Poi quest'anno il tempo pure è bellissimo, favoloso, senza la neve, senza il vento, si sta benissimo, tanta brava gente e tantissima. Cosa si prova? Cosa si prova ad ammirare questo fuoco che sfila grazie agli indossati? È bello, cioè non l'ho mai visto, vedere questa emozione con mio padre, la mia famiglia, è bello. È un'esperienza che si deve provare.